43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento del terremoto del nord Italia di questa mattina. Sono le ore 6 e un quarto e siamo ancora in live logicamente. E ragazzi, i nuovi aggiornamenti sono che il terremoto, il primo terremoto diciamo, non era di magnitudo 5.9 ma è di 6 e non era 10 km ma è di 5, hanno aggiornato in questo istante. Mentre il secondo terremoto è avvenuto esattamente un'ora dopo, era di 5.1. E che dirvi ragazzi, questa è la mappa della giornata e vi faccio vedere alcune immagini, le prime immagini che ci sono arrivate, che grazie ad Andrea è riuscito a catturare su Twitter, giusto Andrea? Esatto. Loro sono i miei due inviati e adesso ragazzi, a parte gli scherzi, nel primo video volevo chiedere scusa perché l'abbiamo presa un po' sotto gamba, abbiamo scherzato un po', ma perché guardavamo quasi tutti su Sky, il telegiornale di Sky, dove dicono ancora tuttora lievi danni, nessun ferito, nessun morto, tutto sotto controllo. Ragazzi, invece no, c'è stato un morto, è crollata una fabbrica nel Ferrarese, per cui c'è stato già il primo morto, due operai feriti, diversi feriti e addirittura un disperso. Adesso vi faccio vedere l'immagine, poi ve la faccio vedere un po' meglio. Eccitela qui, questo ragazzi, è crollata una casa diciamo, e c'è un disperso sotto queste macerie. Una persona dispersa sotto le macerie di un casolare a Finale. E qua è Modena ragazzi, le modenese. Poi c'è crollata la torre che vi parlavo nel primo video. Infatti come vedete è tutta storta. Adesso non so se è proprio così, comunque è crollato la punta diciamo. Poi altre immagini ci sono appena arrivate. Andrea, se sono arrivate altre immagini mettimele subito. E questa dovrebbe essere, non so che cos'è ragazzi, una chiesa. Ok, c'è pure scritto, sono pirla. Questa è sempre Ferrara, nel Ferrarese, una chiesa, si è proprio spezzata in due. Per cui ragazzi, come dice Sky, lievi danni, eccoli qua. Sì. Foto. E guardate qua addirittura ragazzi, questa è una casa, questa è una casa normalissima, questi poveretti oltre a aver distrutto la casa hanno distrutto anche l'auto. Cioè ragazzi, veramente. Ci sono anche due nuove foto. Questa è un'altra chiesa, è crollato il tetto. E la questura là col buco. Ragazzi, guardate questa casa, guardate. Cioè non è una crepa, si è spaccata la casa del tutto. Questi sono i lievi danni. Ragazzi, il terremoto era veramente forte, veramente. È stato veramente forte. E non erano due le scosse, ma sono state diverse scosse. Le più importanti le ho dette prima. Qui è crollato un oggetto su quest'auto. Qui abbiamo un'altra immagine, sempre di un'altra chiesa. Non so perché sono crollate tutte le chiese, cavolo. Chiesa di San Felice. Poi dicevi un'altra foto? Altre due foto, vediamole subito. Diretta. Una, due, queste sono foto in diretta ragazzi dal mio inviato Andrea. Qui siamo nel immagine di Torre Finale Emilia. Guardate ragazzi. Si è sbriciolata. Qui invece siamo. Ragazzi, la parte storica del paese non esiste più. Madonna, il castello, ma che crepe che ha. Guardate le crepe del castello, questo ormai è da tirare giù secondo me. E questa è un'immagine, chissà cosa c'è ai lati o... Cosa c'è dentro? Va bene che magari le scritte che mettono ogni tanto sono un po' esagerate. Però ragazzi, è stato veramente un bel forte terremoto. Ho messo un'altra foto della strada che è crepata. La strada crepata, addirittura come in Giappone ragazzi. Cioè guardate. Dio santo. Porca trota. Noi nel primo video scherzavamo, invece ragazzi... Non è una cosa, cioè è una cosa seria, non è uno scherzo. Questa è non sapevamo niente. Altra foto, Luke, un capannone a Mirabella completamente crollato. Un capannone a Mirabella completamente crollato. Eccolo. Poi non so per quale motivo, ma ragazzi, i terremoti capitano sempre in piena notte, perché? C'è qualcuno che lo sa spiegare? Io sono imbranato in queste cose. Bene, altre foto? Niente? Sto aspettando aggiornamento. Vabbè ragazzi, se... Lo so, tanto sono già le 6:20. Tra un po' usciranno i primi telegiornali, per cui... Aspetta, questa è un'altra foto. A Finale Emilia. I telegiornali molto probabilmente spiegheranno molto meglio di noi, per cui... Guardate qui ragazzi. Ma che roba.
Cioè i mattoni sono perfetti, si potrebbe Sì. anche ricostruire volendo. Non c'è anche cemento qua. Ma io dico i mattoni. Avranno messo un po' di cemento o erano uno sopra l'altro appoggiati? È quello che voglio capire io. Va bene che il terremoto era forte, ragazzi, ed era forte, però crollare in questo modo, bah. Ok che sono strutture vecchie, monumenti, eccetera. D'altronde, ragazzi, i terremoti come le trombe d'aria, come si dice, il tutto compreso. Non mi vengono i termini. Bravo. Calamità naturali. Sono cose che noi non possiamo rimediare, non possiamo aspettarci e soprattutto non possiamo farci niente, per cui ogni tanto capitano. Si può, si Speriamo può. perlomeno sia finita qui. Almeno, speriamo. Bene ragazzi, siamo ancora in live alle 6:20 del mattino e sono in live dalle 3 del pomeriggio. Cioè, solo per dirvi sono quante ore, non lo so, non mi interessa, non voglio farmi pubblicità. E ringraziamo Andrea ancora una volta, ringraziamo Automan e ringraziamo tutta la gente nella chat di Ustream e XSplit. E sì, XSplit di... Ragazzi, ho 357.000 pagine aperte. Qual è quella giusta adesso? Non posso fare giornalista io, vedete? Allora, chiudiamo le immagini. Chiudiamo questa. Ok, forse l'ho trovata. Eccola qui. Questa è tutta la gente nella chat. Bene, ragazzi. Non credo di fare altri video aggiornamento, anche perché, come vi ho già detto, tra un po' usciranno i primi telegiornali, per cui guardate quelli. Da Luke è tutto. Ciao a tutti. Ciao! Ciao!